Amici di Cerignolaviva.it, ci troviamo qui al palazzetto Nando Di Leo con coach Gigi Marinelli, dove la Castellano Udas si è imposta sopra il Francavilla 76-70. Ecco coach, decima vittoria consecutiva, una Castellano Udas che sembra non ha rivali. Ma non è detto, perché come oggi abbiamo dimostrato, comunque le partite bisogna giocarle, non è che si è sulla carta più forti e si entra in campo e si vince la partita. Anche oggi ci hanno dato gran filo da torcere, sapevamo comunque di incontrare una squadra tosta, giovane, che non aveva pensieri per la testa. Poteva solo, diciamo, fare la partita, una partita importante, e così è stato, perché hanno avuto comunque delle percentuali stratosferiche dai tre punti. Noi invece a tratti abbiamo fatto canestro da fuori e, insomma, quando non l'abbiamo messo siamo andati un po' in difficoltà, però diciamo la cosa importante era vincere, sono arrivati i due punti. Nell'ultimo quarto, soprattutto una partita dove la Castellano Udas ci ha messo il cuore, ci ha messo la grinta soprattutto, però in difesa forse alcune disattenzioni che mancavano con due punti. Sì, abbiamo spesso non si sono capiti i ragazzi, perché magari qualcuno aveva chiesto il cambio e c'è stata una mancanza di comunicazione, o comunque non si erano capiti. Però, come ripeto, loro hanno avuto delle percentuali impressionanti, sono stati bravi comunque a far canestri anche a pochi secondi dalla fine, che ci hanno un po' spezzato le gambe, un po', insomma, sapevi di stare là giù sulle gambe 20 secondi e poi gli ultimi secondi hanno segnato. Bravi, bravi loro, ma noi comunque abbiamo reagito e, come ripeto, l'importante oggi era non perdere due punti in casa in questa maniera. Coach, la forza di questa squadra, anche nonostante le assenze, ricordiamo Gambarota che ci risponderà quando ritornerà sul parquet, comunque c'ha anche dei giocatori che sono di livello, come Scarponi che aveva messo a due minuti dalla fine, mi pare, se non erro, una tripla che, insomma, dava fiato alla Castellano Udas. Sì, diciamo che Scarponi può allargare molto gli spazi, può essere pericoloso con i suoi tiri da tre punti, lo sapevamo e lo abbiamo preso per questo. Però nonostante l'assenza di Giovanni, comunque ha fatto anche una buona partita oggi Jovanovic, tranne nei tiri liberi con delle percentuali un po' basse. E voglio dire, anche gli altri comunque hanno fatto una discreta partita, non la Castellano Udas come al solito, però ci siamo difesi anche oggi. Prossima partita è contro la Valle d'Itria, comunque un'altra trasferta difficile, in un campo difficile, però cosa si aspetta? Mi aspetto una partita come quella di oggi, comunque una partita difficile, perché giocano in casa e cercheranno di fare punti, quindi sarà una partita combattuta. Ecco, noi dobbiamo continuare a lavorare in settimana per farci trovare pronti. E niente, dobbiamo vedere le cose che oggi non sono andate e cerchiamo di migliorare. Grazie coach. Grazie a voi. Siamo qui con Giovanni Romano, play della Castellano Udas. Ecco Giovanni, le tue sensazioni per questa partita? È stata una partita tosta. È stata una partita tosta, sì, l'abbiamo portata fino alla fine punto a punto. Sapevamo che Francavilla erano rognosi, veniva da tre vittorie consecutive, infatti è la seconda miglior difesa del campionato, però alla fine l'abbiamo spuntata noi e ben venga allora. Ecco, la prossima commentavamo con il tuo coach, con coach Marinelli, che avete una trasferta difficilissima contro la Valle d'Itria. Cosa ti aspetti? Sì, sarà una partita insidiosa, soprattutto perché è fuori casa, quindi sarà una partita da portare assolutamente a casa, una vittoria dobbiamo essere cinici, concentrati, quindi dobbiamo provare lì e andare a vincere, perché noi siamo la capolista, quindi non bisogna perdere punti così. Giovanni, dopo la Valle d'Itria c'è il derby, se non erro, per esigenze di calendario, insomma. Cosa, man mano che si avvicina, un po' di sensazioni?
No, sensazioni no, perché cioè, alla fine ormai è passato il fatto del passaggio tra Olimpica e Udas. Qui sto bene, mi piace l'ambiente, mi trovo bene con i compagni, il coach e tutta l'organizzazione. Quindi il derby sarà, non dico che sarà una partita come le altre, però sarà sentita, ma al punto giusto. Un'ultima domanda, un po' un aneddoto simpatico. A fine partita hai fatto la foto con uno dei giocatori del Francavilla, con tuo padre. Ci puoi dire chi è? Carlo Menzione. L'ho fatta cioè, perché abbiamo fatto una stagione a San Severo dove abbiamo vinto un campionato di C nazionale con la cestistica, quindi abbiamo passato bei ricordi e era doveroso farci una fotografia. Perfetto Giovanni, ti ringraziamo, alla prossima. Grazie a voi.